Sul lato destro, invece, andiamo più nel modello di gestione del software Food Cost in Cloud. Quindi troviamo un tastino cassa. Dal 1 gennaio 2020 in Italia è obbligatorio utilizzare una cassa automatica con cassa elettronica RT, si dice, una cassa automatica che manda gli scontrini in modo elettronico direttamente all'Agenzia delle Entrate. Lo fa in un modo particolare, non sto qui a dirlo in questo momento. Food Cost in Cloud è già predisposto per poter fare questo tipo di operazione. Quindi è già online con la sua cassa, prende in automatico gli ingredienti, i prodotti e, importante, prende in automatico gli articoli che andiamo a vedere. Quindi se siamo un bar avremo come articolo i cornetto e avremo come articolo il caffè, il latte e tutto il resto. Se siamo un ristorante prende come articolo, non so, la lasagna, pasta, eccetera, eccetera. E possiamo utilizzarla in un certo modo. Ci dedichiamo però successivamente a un altro video corso per quanto riguarda la cassa. A fianco al tastino cassa vediamo le funzioni cassa, quindi non è altro che il settaggio della cassa, e che è online in cloud anche questo. Ed è già integrato nel sistema. Come è integrato nel sistema la possibilità di inviare all'Agenzia delle Entrate le fatture elettroniche. Giacenza di magazzino, perché il controllo di un'azienda di ristorazione parte dalla giacenza di magazzino, quindi dagli acquisti e da quanto ho all'interno del magazzino, poter sfruttare e utilizzare al meglio la mia rotazione di prodotti. Utility invece è un'area dove si settano un po' tutti i parametri della nostra attività all'interno di Food Cost in Cloud. Nel tastino ricavi invece andiamo ad inserire tutte quelle che sono le movimentazioni giornaliere della nostra attività, quindi dei ricavi, degli incassi che facciamo con una, due, tre casse, non è importante quanta cassa abbiamo. Se abbiamo la fatturazione elettronica e la cassa elettronica, questo in automatico si andrà a popolare. Se non utilizzi la cassa in cloud, possono essere inseriti manualmente o con un'importazione da Excel. Successivamente provvediamo anche attraverso dei sistemi che si chiamano API di acquisire dati da altri strumenti. Mentre per i costi, se andiamo ad inserire tutti quei costi che l'azienda sostiene, tutti i costi che passano attraverso le fatture che arrivano in Food Cost in Cloud in modo automatico, in XML, saranno automaticamente registrate, andranno nel nostro bilancino e riusciamo ad avere sotto controllo anche a livello di statistiche come è l'andamento giornaliero della nostra attività. Mentre se questo non lo riusciamo a fare, perché magari già avete un accordo per quanto riguarda la gestione delle fatture online o comunque delle fatture elettroniche, possono essere inserite o manualmente o con l'acquisizione dell'XML in importazione, quindi anche un processo molto veloce. Le statistiche sono tutta quell'area interessante per il controllo di gestione della nostra attività, quindi possiamo confrontare i costi con i ricavi. Nelle statistiche andremo a vedere com'è l'andamento, come sono le performance della nostra attività. Punto per punto ogni tipo di statistica, KPI, che sono le Key Performance Indicator, che possiamo mettere all'interno del nostro sistema Food Cost in Cloud. Il budget invece è quello strumento che nelle nostre aziende dobbiamo sempre fare, perché è la nostra linea guida e noi abbiamo deciso di metterlo all'interno del sistema. Perché strutturando un budget, che può essere di settore o può essere aziendale, possiamo avere il parametro rispetto a quello che realmente stiamo facendo come attività, come azienda. Possiamo metterla a confronto rispetto al budget, quindi rispetto a una previsione che noi stiamo facendo. Il budget un po' ci dà la linea guida ed è importante, molte aziende questo non lo fanno. Bene, in questo video abbiamo visto la parte destra, quindi tutta la parte della dashboard, e adesso nel prossimo video passiamo a vedere nello specifico il menu dell'area sinistra. Food Cost in Cloud. Tutto il controllo che vuoi in un unico posto.